Go!
Thank you.
cosa. Un cordiale buonasera da Ricci Forer che vi saluta qui dall'incontro Eppan contro il Merano al Pala Raiffeisen. Scusate il ritardo, purtroppo la strada non è sempre libera e comunque vi aggiorno 11-5, come vedete il risultato a favore del Merano. Bellissima parata adesso di Martelli che tiene il risultato. Adesso brutto fallo di Dragan Starcevic che si becca un 2 minuti. Andata bene, la panchina del Merano voleva perfino un cartellino rosso. Comunque ho seguito la partita durante il viaggio e partita tirata, difese molto dure, un vero derby. E intanto il risultato ancora 11-15 con un Merano molto molto forte in difesa. Comunque Eppan c'è, mancano 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. E intanto guardiamo anche altri risultati. Superiorità numerica chiaramente del Merano. Squadre tutte e due al gran completo. Ecco che gli arbitri adesso vedono un passivo fermato da un bellissimo blocco da parte dell'Eppan. Moritz Pircher al centro che dirige la sua squadra. Entra Wiedenhofer Alex come pivot in sostituzione di Dragan. Un'altra parata di Martelli su Starcevic, tiro molto importante questo. Vediamo i risultati. Intanto il Trieste che per il 13-9 in vantaggio. Adesso arriva l'Eppan con Branch, brutto fallo anche questo, gol, brutto fallo, si beccherà un 2 minuti anche la squadra del Merano. Gol importante questo per il 12-15, un minuto dalla pausa. Vi dicevo che il Trieste è in vantaggio da 13-9 sul Siracusa, anzi adesso 13-10. Vediamo cosa ha fatto il Bolzano. Bolzano ancora lì, il risultato fermo, sembra che la partita non sia finita. Il Carpi che ha perso in casa 25-32 contro il Sassari. Il Bolzano che termina la partita col 25 pari contro un Cassano che era molto agguerrito soprattutto nel primo tempo e anche nel secondo tempo non ha mollato, da quello che ho visto a spazi su questa partita. Comunque ritorniamo qui, mancano 40 secondi, c'è un time out di Jürgen Brandner e abbiamo un minuto di pausa.
Ecco, dopo i consigli di Prantner, entra anche Vodoljak, nuovo acquisto del Merano che è venuto dal Sassari, e pertanto ci sarà uno schema sicuramente preparato bene. Vediamo, bel muro, lancio da coast to coast di Raffl, fuori di parecchio, e 29 e 40, per cui altri 20 secondi per il Merano per andare a più 4. Chiaramente Raffl non si è voluto far sfuggire questa possibilità di fare un gol facile, però non è andata così. 2 secondi, ci sarà un tiro franco da parte questi arbitri Cardone di tutto spicco per la palla a mano italiana. Vediamo un tiro franco di Prantner, tiro ad effetto che non va in porta. Comunque 12-15 il risultato a metà tempo qui a Eppan. Intanto facciamo una piccola pausa e poi ci risentiamo fra breve.
Eccoci al secondo tempo di questo incontro, questo derby Alto Atesino, qui al Pala Raiffeisen di Appiano contro la squadra del Merano, che è ritornata dalla Coppa Italia con un bel terzo posto. E chiaramente l'Appiano non vuole sentire scuse su questo, perché sono in palio due punti importanti. C'è Uros Lazarevic che intanto fa il 13-15. Difesa 5-1 con Oberauch anticipato su forse il giocatore più pericoloso, su Stricker. Comunque niente difesa personale su Stricker, solo un 5-1 diritto della squadra dell'Eppan. È entrato in campo anche il nuovo acquisto Stankovic. Bel gol questo di Vodoljak, difficile da parare per Raffl, perfettamente in angolo, evitabile comunque da parte della difesa. Ritorna in campo dopo i due minuti presi verso la fine del primo tempo Dragan Zljepcevic, il pivot dell'Eppan. Butta in campo tutta la fisicità Miljan Gagovic. Gol di Ratko Starcevic, che adesso in difesa cerca uno sfondamento. Non ci cascano gli arbitri. Entra sull'ala Freund Alex. Tiro secco di Stricker. Lucas. Tiro secco, forte. E siamo al 14-17. Con un Merano che non intende lasciare nessun punto qui a Eppan, chiaramente un derby molto sentito. Passaggio di palla in attacco adesso, vediamo Branch, vediamo Stankovic. Poche idee, e infatti Stricker si prende questa palla. Passaggio troppo debole di Ratko Starcevic, e qui c'è Prantner che si trova subito Bortolot. Vediamo se Bortolot riesce a dare una scossa alla sua squadra. Intanto Martelli salta nell'angolo e para questo tiro difficile di Ratko Starcevic. Eppan che ritorna in difesa, 14-17, 4 minuti già trascorsi. Due pivot adesso per il Merano. Ecco, vediamo Lucas Stricker che non trova il varco. Arriva Prantner, adesso Prantner che fa un tiro, bellissima parata di Bortolot. Tiro troppo affrettato di Stankovic che non rientra, e c'è quello che ne approfitta subito. 14-18 intanto il punteggio.
qui Stankovic doveva prendersi un po' di tempo per fare un tiro un po' più mirato. Infatti c'è subito il cambio da parte di Gagovic e butta dentro il capitano Moritz Pircher. Vediamo una difesa molto agguerrita da parte di Martini su Ratko Starcevic. Maschia intanto, non c'è passaggio palla, tutto dipende da Starcevic. Vediamo adesso cosa riesce a fare Moritz. E tiro fuori dalla porta di Lazarevic. Subito un contropiede il Merano, che con Prantner cerca velocità. Fermi tutti. Dirige Petricevic. Palla persa e ripresa da parte del Merano. Tempo passivo, passivo e bel tiro di Prantner. No, sì, riesce a fare un tiro franco, niente da fare per Bortolot. 14-19, Eppan in difficoltà attualmente. Vediamo Oberauch che si alza. E ecco adesso il tiro di Lazarevic che non sbaglia. Si parte 15-19. Bel tifo da parte del Merano e anche dell'Eppan qui in palestra. Difesa aperta adesso da parte dell'Eppan. Che cerca di disturbare soprattutto Petricevic. Abbiamo Queglio. Queglio che non sbaglia neanche lui. Qui subito palla presa da parte di Oberauch, un giallo per la panchina, anzi per l'allenatore, e un due minuti di Freund che tira giù Oberauch. Vediamo se l'Eppan in superiorità numerica riesce ad agguantare il Merano con qualche gol più facile. Tempo fermo, l'arbitro conta, siamo 5 contro 5, rimane in porta Bortolot. Niente cambio, scusate, chiaramente 6 contro 5. Vediamo vediamo Moritz Pircher che trova un mini varco, non passa la palla all'ala ma fa tutto da sé, trova un rigore che Starcevic non riesce a mettere in porta. Martelli, bravissimo, esulta Martelli. Gol facili per l'Eppan, però c'è un Martelli in porta che dice di no solo e fa gol. Invece di avere uno sfondamento, l'Eppan prende gol. Thank you.
situazioni importanti nell'arco della partita, questo 7 metri non realizzato, questo gol evitabile, e meno 5 per l'Eppan con 20 minuti da giocare. E c'è Dragan, bel passaggio di Ratko Starcevic su Dragan, tiro netto, 17, calato notevolmente il ritmo in partita, si va da attacco a attacco mirato senza grandi velocità. Cerca l'uno contro uno Stricker, niente da fare, difesa ormai a 9 metri dell'Eppan. Vediamo su Prantner chi esce un po' senza idea, anche il Merano attualmente in questo attacco. Vediamo cosa fa Petricevic. Fallo di Moritz Pircher, forse anche un po' inutile, era più sullo sfondamento che doveva andare, però ecco qui tiro murato di Prantner, non so quanti passaggi ci siano ancora, palla buttata al vento da parte del Merano, arriva l'Eppan, vediamo con Uroš Lazarević che prende Martelli e poi ci pensa Oberauch che con questo tiro fa un bel gol e sente le gambe, primi crampi. Vediamo se c'è una sostituzione. Entra il medico, niente di grave, si spera, sembra che ci sia solo un crampo al polpaccio. Tanto gioco fermo e risultato 18-21 con un Eppan che non molla e un Merano che non intende lasciare niente, neanche l'Eppan. Vediamo cosa fa il medico. Intanto Oberauch, l'olorante che esce, vediamo chi entra. Entra Singer sulla sua posizione abituale degli ultimi anni. Vediamo Oberauch, che forse qui o ci sono i crampi o c'è uno stiramento di qualche muscolo. Comunque entra Singer, che comunque può giocare su quella posizione, è da 10 anni che gioca lì e pertanto niente di grave attualmente. E qui un tiro franco decretato dagli arbitri dopo questo uno contro uno di Petricevic. Vediamo chi va, andrà lì sempre il solito Luca Stricker su Bortolot. Forza Bortolot su questo tiro. È bellissima parata, pensa di nuovo Samuele Bortolot a tenere in vita l'Eppan, 18-21. Determinante in secondo tempo Bortolot con le sue due o tre belle parate per l'Eppan. Vediamo fallo su Ratko Starcevic su questo tiro. Abbiamo sull'ala sinistra intanto c'è Branch,
che poi si ritroverà in difesa al centro, e Pierre Moritz che va sull'ala a difendere. Bella partita qui a Eppan, bella tirata, difese soprattutto del Merano molto compatta. Entrato anche Vodoljak, soprattutto in difesa, molto importante. Qui poteva starci anche un fallo su Pierre Moritz, che ha preso un fallo, una spintonata da dietro. Comunque gli arbitri avranno visto meglio e niente. Vediamo 15 minuti ancora da giocare con un time out chiesto dal Merano e un minuto di pausa. Eccoci alla ripresa dopo i consigli dei vari allenatori. Intanto abbiamo qualche risultato aggiornato: il Trieste che è avanti 21-17 sul Siracusa, e il Pressano che è a 4-3 in casa contro il Fasano, e il Bressanone con Versano che non si gioca, e pertanto il Bolzano che, come vi ho già detto, è riuscito ad agguantare un pari. Qui c'è Singer che sta lottando come un leone e si prende i due minuti che sul fallo ai danni di Prantner prima, che ha fatto un fallo in elevazione, la sola elevazione di Prantner, che rimane per aria sentiti 30 secondi, e appena c'è un fallo chiaramente viene sanzionato da parte degli arbitri. Gioco fermo, c'è Andy Stricker in attacco come pivot. Adesso chiaramente superiorità numerica che fino adesso il Merano ha sfruttato benissimo. Mancano un po' le idee, comunque arriva alla fine la palla su Queglio, tiro perfetto sull'angolo corto, 18-22, momento difficile per l'Eppan in questo caso. Vediamo se Stankovic, che entra, riesce a fare qualche tiro importante per l'Eppan. Si è visto poco fino adesso, ragazzo giovane che forse deve prendersi qualche coraggio ancora. Ricordiamo che è stato sostituito Modesta Starolis per problemi fisici alla sua spalla, e per cui Stankovic che entra e palla toccata da un giocatore dell'Eppan, per cui in possesso per il Merano. Altro attacco importante da difendere per la squadra di casa, visto il risultato.
ci pensa Brandner con un tiro secco in elevazione a fare il 18-23. Eppan che soffre moltissimo la superiorità delle squadre. Intanto time out di Miljan Gagovic per i consigli alla sua squadra. Ecco, vediamo che Prantner è ancora lì con i consigli per la sua squadra. E speriamo che Miljan Gagovic abbia consigliato bene i giocatori dell'Eppan. Adesso c'è Branch sull'ala destra. Palla piena di pece da quello che sembra. Palla persa. E gol. Gol veloce dell'ala meranese. E ormai siamo 18-24. Qui serve una scossa fortissima. E un 7 metri per il Eppan. Dopo questo bel passaggio vediamo chi va lì Stankovic, che ha già sbagliato un tiro, e vediamo se Martelli fa long plane in giornata. Tiro importantissimo e prende il palo Stankovic. Sfortuna anche da parte dell'Eppan in questo caso. Comunque palla pesante sembra, e per cui 18-24, 12 minuti, anzi 11 minuti alla fine. Adesso serve un cuore e gambe per l'Eppan, se no questa partita scivola via senza grossi problemi. C'è di nuovo la pezza di Bortolot. Vediamo che non riesce a controllare la palla Samuele. Vediamo, forza l'Eppan, forza. Palla che non viene controllata bene. Qui ci vuole velocità e gol facili, gol veloci adesso per l'Eppan, perché sennò il tempo scorre. Ecco Singer, vediamo Stankovic che con un tiro di forza vuole spaccare la porta. C'è Martelli che blocca tutto, blocca tutto e discute anche col pubblico. Intanto 10 minuti, sempre risultato 18-24, con un Eppan che è in difficoltà, il Merano che già festeggia. Decisione giusta qui da parte degli arbitri, un 9 metri sacrosanto.
Samuele Bortolot qui dopo la parata difficile e sfortunato, la palla di Quello non sbaglia Quello. Nel secondo tempo ha fatto 5 su 5, non sbaglia. E sono 7 adesso i gol, diventa una partita disastrosa nel secondo tempo da parte dell'Eppan. Se va avanti così, vediamo se ci sono ancora forza nelle gambe. C'è Lazarevic che porta la squadra almeno 6. Eppan adesso veramente deve rischiare qualcosina in più, il Merano che controlla la partita. Ricordiamo che c'è ancora la partita del Carpi da fare qui al Pala Raiffeisen, che era stata spostata, per cui l'Eppan si ritrova con una partita in meno. Petricevic che fa tutto, e qui Prantner fa un gol bellissimo, marcato proprio nell'angolo, niente da fare per Bortolot. In forma Prantner attualmente, si è già visto anche la Coppa Italia. Palla non presa da Dragan Sljepčević. Vediamo se la girella non va. Rimane Bortolot che spegne il tiro dell'ala. Invece Lazarevic non trova il varco per tirare, e per cui si ricomincia. Palla difficile di Moritz Pircher su Branch. Manca forse all'Eppan in questo caso la velocità di palla e la sicurezza da una ala all'altra. Comunque 6 minuti, qui meno 7 per l'Eppan, e ci vuole già un mezzo miracolo per salvare la partita. C'è un questo Kempa, ormai Merano in grande altezza, che arriva a più 8. Superiorità marcante in questo secondo tempo da parte della squadra altoatesina ospite, e che a 5 minuti sicuramente non vorrà farsi portare via la partita che ha già nelle mani. Passaggio, vediamo. Vediamo difesa dura su Branch. E tiro franco di Lazarevic. Marcatura abbastanza aperta adesso sui giocatori del Merano. E time out chiesto per ultimi consigli in questa partita qui al Pala Raiffeisen.
Eccoci alla ripresa, chiaramente punti importanti per il Merano che scappa via invece di essere agguantato da Leppan, e Leppan si ritrova a punti 11 con il Trieste che si avvicina o supera perfino ai punti, e per cui saranno settimane durissime per Leppan per tenere l'ottavo posto o il nono posto importante, per non entrare nella zona di retrocessione nei play-out. E adesso bel tiro del terzino del Merano, 28-20, sembra una sconfitta secca. Stankovic che non riesce a dare nessun segno, vediamo, soprattutto adesso sulla posizione terzino destro, basterebbe comunque una finta e un passaggio anche da dietro. Comunque si prende un tiro marcato dalla difesa. Poco fuoco nella difesa e anche in attacco da parte della squadra di casa negli ultimi 6-7 minuti, e per cui la partita è scivolata via. Adesso chiaramente il Merano cerca solo di tenere il risultato. Vediamo anche qui il rientro del giocatore del Merano che porta via la palla a Starcevic. Durnwalder che diventa un cecchino, ormai sembra che si aspetti solo che la partita finisca. Vediamo se Bortolot lancio, e Moritz Pircher si prende l'anima qui e fa il 21-28. Due minuti da risultato è ormai scontato per i due punti che il Merano si porta a casa in questo derby importante, e Leppan che avrà tanto lavoro nelle prossime settimane per le prossime partite. Mancato chiaramente anche l'apporto di Oberauch che non è più entrato dopo il suo infortunio, sembra una cosa un po' più grave da quello che si pensava all'inizio. Ecco Stankovic che fa il 22-28, il prossimo turno vede Leppan fuori casa qui dagli amici del Bolzano, partita sicuramente difficilissima anche quella, con una trasferta facile, però con una squadra che sicuramente non molla. Vediamo 30 secondi ancora, passaggio a Singer, Stankovic che passa a Wiedenhofer, passaggio diretto, cade Stankovic sul giocatore. Hanno visto bene gli arbitri, fanno proseguire. E la partita finisce 28-22, facile per il Merano nel secondo tempo. Leppan che non può dire niente, 28-22 il risultato finale,
ci sentiremo fra 10-15 giorni probabilmente per il recupero della partita Eppan contro il Carpi. Intanto una buona serata a tutti e alla prossima.
Getz? Ja. Warte, ich tue da die Tür zu. Buonasera Brandner, Jürgen, allenatore del Merano, grande conoscente della pallamano, come hai vissuto questa partita contro l'Eppan qua da Piano? Beh, allora innanzitutto sapevamo che la partita, portare via punti da Eppan non è mai stato facile e quest'anno penso che fino adesso solo il Conversano ha vinto qua. E per questo siamo molto contenti, chiaramente, come è andata la partita e penso alla fine abbiamo vinto anche meritatamente. Cosa aveva il Merano in più della Piano questa sera? Beh, io penso oggi proprio la nostra difesa che ha funzionato molto bene, abbiamo lasciato poco a loro, anche visto che loro hanno veramente tre terzini molto validi, uno dei, cioè, forse i terzini più forti in Italia, che tutti e tre insieme, e lì siamo riusciti, eravamo bravi a fermarli, e io penso che questa faceva la differenza, e dietro un grande Lorenzo Martelli che sicuramente poi ci ha dato una grande mano. Ti aspettavi comunque di più della Piano stasera? Ma come detto, noi abbiamo difeso molto bene, abbiamo lasciato poco. E se togli a loro anche il gioco veloce, che quest'anno stavano facendo molto bene, sapevamo che possiamo fare qua il risultato, però sì, forse magari me l'aspettavo un po' più difficile la partita. Saluto, tutto bene per la tua famiglia, per tutto quanto, alla prossima, ciao, grazie. Grazie Otto, grazie a te, ciao. Allenatore dell'Eppan, come hai vissuto questa partita a derby contro il Merano che ha vinto? Sì, come lo senti, sempre perdere un derby non è che si senti bene, però appena quando ho parlato con Stefano, quando ho sentito che abbiamo fatto 26 tiri sbagliati, di tutto, secondo me. Sì. Certo, serve una concentrazione. Durante questa settimana si è visto quel nervosismo, sono un po' troppo nervosi, senza senso. E, niente, spero che va meglio. Proviamo a fare tutto, però forse in giusto momento, in un momento dove eravamo lì, abbiamo perso anche Jan, però non so se cambiava qualcosa, però sbagliare anche tre rigori, contropiedi, tiri, certo, contro una squadra che forse gioca peggio di Merano, non riesci a vincere, non contro una squadra come Merano. Secondo me è peccato perché la squadra è partita neanche male, soprattutto in difesa, poi però secondo me la squadra ha buttato via troppe occasioni davanti al portiere. Tu che ne dici? Sì, è quello che abbiamo parlato, abbiamo lavorato veramente con questa difesa 5-1 che abbiamo cambiato, non è che volevamo sorprendere o qualcosa, però loro su 6-0 anche attaccano veramente bene, fanno bene questi incroci, volevamo fermare queste cose e siamo riusciti, però di nuovo davanti al loro portiere non siamo stati così concentrati e bravi per
per, diciamo, completare tutto, difesa e anche un buon attacco. Adesso Milan, la prossima partita contro Bolzano, a Bolzano giochiamo, sì. Allora lì cosa si cambia? Cosa si cambia? Si deve cambiare qualcosa, vediamo, è colpa di qualcuno, va bene, non adesso responsabilità di parlare di giocatori, di allenatore, va bene, ci sono, ragazzi fanno bene, mancava anche tiro da parte sinistra dal nostro straniero, non ha fatto quello che fa in allenamento e sicuramente mancava questo, ci servono goli da parte, aiutare un po' a Uros e Ratko. Però neanche da questa parte non avevamo così tanto aiuto, però spero che si migliora e che va tutto bene avanti. Dai Milan, in bocca al lupo per le prossime partite, ti saluto e stai bene, grazie. Ok, grazie.